Benvenuti amici YouTube, qui ho Okran 1993, oggi sono qui con il mio amico Ale. Ciao. E vi porteremo la profile di War Chalice. Vai, partiamo subito. Partiamo con i mostri gialli del deck, che sono due di questi. E due di questi che oltretutto possiamo usare anche per fare Xyz. Sì. Due del draghetto, che sono sia una carta che serve per continuare la combo più forte che c'è nel deck, e sia come entra. Tre di lei, che è una delle carte più forti che c'è nel deck, sì, che ti permette di addare un qualsiasi mostro War Chalice. Due di lui, anche se credo di portarla a tre, che è la seconda carta, diciamo, ancora più forte di lì, che mentre facciamo le combo per portare Link, può portare direttamente due mossi qualsiasi dal deck, e quindi per questo è molto forte. Okay. Poi la classica, che è lei, che è con, molto broken, con le tre palline. Con le tre palline. E poi per rimischiarle. Poi per essere ancora più cancro, abbiamo lui. No, poi abbiamo tre mono, che sono questi kaiju, che vedremo dopo, anche perché vengono evocati per i loro effetti. Ok. Target di Brilliant. Che ha anche giallone. Mono abbastanza forte. Che capiamo il perché. Sì. Le magie, partiamo con la terreno dei kaiju, che ogni volta che una carta dal terreno va al cimitero guadagna un segnalino, e con questo possiamo usare gli effetti dei kaiju, è quello più forte che utilizziamo nella combo, da portare lui. Sì. Che nega qualsiasi effetto togliendo due segnalini. Se si utilizza con intelligenza può andare, diciamo, avanti all'infinito. Ok, li locchi subito. Due terraforming per andare la terreno. Sì. Tre brilliant per fare le combo forti. Due jackie, must. Poi due di loro, perché ci possono sbloccare varie mani brick, che potrebbero essere come ad esempio la pallina. Possiamo allocarla in normal e poi usare Transmotify per portare direttamente Venere. Oppure una tech che uso sarebbe anche portare Ninjirsu con livello 5. Poi mono loro, con la nuova entrata della nuova banlist. E poi mono lui perché è troppo forte. Ok. Poi passiamo all'extra. Tre di lui, perché Link 1 che usiamo con i gialloni dei War Chalice. Inoltre possiamo fare normal aggiuntiva dei War Chalice, per i War Chalice. Mono ragno Link, mono di lui che ci serve durante la combo. Inoltre può anche rebornare mostri dal cimitero. Tre di lei, che è una delle carte più forti, perché può salvare dalla distruzione, oltre ad essere indistruttibile. Mono di lui per la combo. Poi Ninjirsu, che è uno dei più forti, ci fa pescare tre se riusciamo a fare la combo completa. E inoltre possiamo mandare al cimitero una carta d'avversario senza targettarlo. Ok. Ora mono lui. Mono Firewall obbligato. Mono di lui perché è forte, nega, può fare danni raddoppiati ai mostri. Mono giallone perché è grosso. Poi la nuova entrata, che è uscita nella nuova espansione. Quello peschi 4 e rimischi 3. Metti 3 in fondo. Sì, Link 4, grosso. E poi target di Brilliant. Ci sono delle modifiche che vorresti fare, altre versioni che vorresti provare? Attualmente no, però penso di vedere qualcosa della nuova espansione e vedere se c'è qualcosa di utile. Ok, quindi ti ringrazio, per oggi è tutto. Se avete suggerimenti commentate pure qui sotto, lasciate un like e iscrivetevi al canale. Un saluto da Okran e Alex. E alla prossima. Thank you.